Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Con l'uscita di FIFA 21 su Switch abbiamo l'ennesima e dolorosa conferma che EA, un vero titano del settore dei videogiochi, non ha nessun interesse a vendere i suoi prodotti sulla console ibrida. La situazione è a dir poco deprimente e va ben oltre la sfera dei titoli sportivi perché tutto il catalogo di EA è trattato con superficialità e approssimazione. Prima di discutere insieme se sia possibile tracciare delle motivazioni dietro questo atteggiamento di Electronic Arts, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Con una console di successo come la Switch, che sta infrangendo qualsiasi record di vendita, sarebbe lecito aspettarsi che tutte le software house facciano a gara per pubblicare anche sulla piattaforma Nintendo i loro titoli, dalle grandi produzioni ai piccoli esperimenti di nicchia, perché la Switch rappresenta un'anomalia anche nella recente storia di Nintendo. Se già con la Wii c'era stata una sorta di rinascimento dell'azienda, è anche vero che a fronte di un hardware estremamente popolare venivano venduti pochissimi software, disequilibrio che portò all'abbandono del supporto delle terze parti. Con Wii U, una console fallimentare che faticò a raggiungere 10 milioni di unità vendute durante il suo ciclo vitale, il panorama era ancora più desolante, visto che da subito, fiutando la cattivaria che tirava, tutte le software house si tennero alla larga dall'hardware Nintendo. Forse è proprio in questo periodo che EA, cercando in un primo momento di trainare la console col suo catalogo di titoli sportivi, rimase scottata dalla collaborazione con la casa di Kyoto. È sicuro infatti che i porting su Wii U non riuscirono a ripagare il loro costo. La diffidenza nei confronti della Switch quindi è più che giustificata, ma ora, a 3 anni e mezzo dal lancio della console e con oltre 60 milioni di unità installate, l'atteggiamento di Electronic Arts è a dir poco incomprensibile. La peculiare architettura hardware rispetto la concorrenza impone uno sforzo maggiore per realizzare delle versioni per la console Nintendo. Se per esempio il Frostbite Engine garantisce una solida base su cui costruire tutti i multipiattaforma, il motore grafico proprietario di EA non è mai stato reso compatibile per Switch, tagliando così fuori il vastissimo parco titoli della compagnia californiana. Come dimostrano il prossimo Monster Hunter Rise, che girerà su una versione custom del re-engine, o i miracolosi porting di titoli come Wolfenstein 2 e The Witcher 3, con la giusta dose di impegno e compromessi si possono realizzare versioni dignitosissime di giochi altrimenti impensabili. Voglia di impegnarsi che sembra totalmente assente nei piani di EA, che con FIFA 21 ha forse raggiunto il punto più basso di quanto proposto su Switch. Da una parte, tutto sommato, trovo accettabile l'idea di proporre una versione depotenziata e alternativa agli standard visti su PS4 e Xbox One. Quest'ultima iterazione di uno dei titoli calcistici più venduti di sempre è uno schiaffo in faccia verso tutta l'utenza Nintendo. Si tratta di una Legacy Edition, ovvero di un semplice aggiornamento delle rose e di alcuni dettagli degli stadi di FIFA 20, che a sua volta era già una Legacy Edition di FIFA 19. Per il terzo anno consecutivo, EA sta proponendo sugli scaffali sempre lo stesso gioco, una svogliata operazione di reskin che potrebbe tranquillamente assumere la forma di una patch gratuita. Palese ormai come questo atteggiamento di noncuranza li si stia ritorcendo contro, con una ricezione incredibilmente negativa da parte di pubblico e critica, con risposte geniali come quella di IGN America. Il portale infatti, visto l'atteggiamento di EA per recensire FIFA 21, ha deciso di copia e incollare la recensione di FIFA 20 senza aggiungere nulla. Ma come dicevo, il problema va ben oltre la sua gallina dalle uova d'oro, e non sono unicamente gli sportivi a risentire delle politiche di Electronic Arts. La remastered di Need for Speed Hot Pursuit uscirà in ritardo su Switch rispetto alle altre console, nonostante la versione sia già pronta e giocata da molti a causa di un errore di pubblicazione sull'eShop. Attesissime collection come quella di Bioshock e Borderlands sono state vendute al doppio del prezzo rispetto a PS4 e Xbox One, rendendo la versione per Switch la inappetibile in assoluto, nonostante il bonus della portabilità. Stesso triste destino che è spettato anche alla remastered di Burnout Paradise. Nel marzo del 2019 la compagnia si giustificò durante un meeting con gli azionisti facendo notare che chi ha Switch probabilmente possiede anche un'altra console e statisticamente gli utenti preferiscono acquistare titoli multipiattaforma non sull'ibrida Nintendo. Prospettiva legittima, per carità, ma che non giustifica affatto la scarsa qualità dei porting, che a questo punto non varrebbe neanche la pena fare, né l'atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'utenza Nintendo. Ma soprattutto una presa di posizione del genere risulta veramente anti-intuitiva.
Pensate oggi quanto potrebbe vendere un FIFA ben fatto su Switch, non dico dallo stesso impatto grafico delle console maggiori, ma che almeno presenti tutte le funzionalità delle altre edizioni. L'idea di un FIFA portatile, anche se con qualche compromesso tecnico, sono sicuro invoglierebbe tantissimi all'acquisto, anche magari chi ne ha già presa una copia su un'altra piattaforma. E invece ci ritroviamo con una patch di un gioco già castrato venduta a prezzo pieno. Quindi poracci, secondo voi che senso ha questa presa di posizione da parte di EA? Ha senso in ottica aziendale oppure è una mossa dettata dalla scottatura avvenuta ai tempi di Wii U? Ma soprattutto, quanti di voi hanno acquistato FIFA 21 su Switch? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Electronic, Michele Arts, ciao!